Pace e bene a tutti, bentornati col nostro appuntamento dei Santi. Oggi è il 28 luglio e noi ricordiamo Sant'Alfonsa dell'Immacolata Concezione. Ascoltiamo. Anna nacque nel Kudamalur, nel Kerala, in India, nell'agosto del 1910 e fu battezzata secondo il rito siro-malabarico. I genitori morirono quando era giovane. All'età di 13 anni la zia predispose per lei un matrimonio, ma Anna si oppose così fortemente all'idea che si bruciò deliberatamente i piedi per evitare il fidanzamento, ispirata, come disse al suo confessore, dalle vite delle sante che deturparono la loro bellezza per evitare pretendenti non graditi. Entrò nel monastero delle Clarisse, nonostante le ustioni furono più gravi di quanto lei intendesse, nel 1927 come postulante. Assunse il nome religioso di Alfonsa dell'Immacolata Concezione, in onore di Sant'Alfonso Liguori, indossando l'abito religioso nel 1930. La sua salute peggiorò gradualmente, al punto da restare invalida per tutto il resto della vita. Oltre alle sofferenze fisiche, dovette affrontare l'opposizione di alcune sorelle e di altri che non capivano le continue malattie e diffondevano calunnie su di lei. Benché accogliesse sempre e tentasse di aiutare i pellegrini che giungevano al convento per avere i suoi consigli e le sue preghiere, la gente notava una certa riservatezza, che qualcuno confuse con freddezza. Quelli che la conobbero meglio scoprirono che tale riservatezza nascondeva una carità profondamente spirituale che si estendeva a tutti. Cominciarono a diffondersi resoconti di miracoli ottenuti tramite la sua intercessione. Nel luglio 1946 chiese al suo confessore di poter pregare di morire presto, perché sentiva di esser divenuta un fardello troppo pesante per le consorelle. Morì il 28 luglio 1946. Quella di Sant'Alfonsa è una storia che ha una parentesi triste ed è proprio quella di queste ferite che lei si è dovuta procurare per l'unica maniera che aveva per evitare questo matrimonio al quale lei era obbligata. Allora il nostro pensiero va innanzitutto a tutte quelle persone che stanno vivendo una situazione simile ancora oggi, obbligate ad una scelta di vita che non li rappresenta e che non sentono loro. Quella della Beata Alfonsa è una storia di grande profondità spirituale. Ascoltiamo le sue parole. Lei si proponeva: «Non voglio agire o parlare secondo la mia inclinazione. Ogni volta che mancherò farò una penitenza. Voglio essere attenta a non ribattere mai a nessuno. Agli altri dirò solo parole dolci. Voglio controllare i miei occhi con tanto rigore. Per ogni piccola mancanza chiederò perdono al Signore e la espierò con una penitenza. Di qualsiasi genere saranno le mie sofferenze, non mi lamenterò mai. E quando dovessi affrontare qualche umiliazione, cercherò rifugio nel Sacro Cuore di Gesù». Ecco il proposito di un'anima che vuole veramente morire a se stessa. «Non voglio agire o parlare secondo la mia inclinazione». Questo ci rimprovera un po', perché noi vorremmo esattamente fare il contrario, imporci in quasi tutte le situazioni. E poi, attenzione, altri propositi interessanti: non ribattere mai a nessuno, vuol dire non litigare mai con nessuno, vuol dire proprio in quei momenti in cui anche io ho ragione, cercare di lasciar correre, di non impuntarmi in quella situazione, e poi controllare i miei occhi, controllare quello che io vedo, perché quello che vediamo influenza il nostro interno. Dire agli altri solo parole dolci e, una cosa molto interessante e importante, non lamentarsi mai. Noi ci lamentiamo tanto, spesso anche le nostre preghiere sono delle lamentele che noi facciamo con Dio. Non è sbagliato, però è un po' un fenomeno che si verifica quando noi non siamo contenti della nostra vita. Quindi non lamentarsi vuol dire iniziare ad apprezzare e a gustare un po' di più la nostra vita. E appunto, per tutte queste cose belle che ci ha ispirato Sant'Alfonsa, noi ci affidiamo alla sua intercessione e preghiamo: Sant'Alfonsa, prega per noi.